Rassegna stampa di oggi, 7 febbraio 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Iniziamo, vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Eni perquisito il manager Mantovani, c'è lui dietro il tentato depistaggio delle inchieste sull'azienda petrolifera. Stando all'inchiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio, l'ex responsabile dell'ufficio legale dell'azienda del cane, a sei zampe sarebbe l'organizzatore delle presunte manovre di depistaggio per condizionare le inchieste milanesi Eni Nigeria ed Eni Algeria. Per questo motivo è indagato per associazione per delinquere finalizzata ai reati di false informazioni a PM e calunnia. Si tratta del filone dell'inchiesta che si intreccia con le indagini delle procure di Roma e Messina. Elezioni, Berlusconi dice ai migranti non sanno come vivere, compiono furti nelle case, cambieremo legge sulla legittima difesa. Ospite di Dalla Vostra Parte su Rete4, l'ex presidente del Consiglio rilancia sul tema migranti e sicurezza con una proposta salviniana e fornisce nuovamente la cifra sbandierata in un'intervista al TG5 lo scorso 4 febbraio, poi attacca Renzi e Di Maio. Non è colpa di Dublino che i migranti sono tutti da noi. Come si fa a credere a quei due? Come si fa a credere a lei, signor Berlusconi? Forse si fa presto a dire correzione. La bolla speculativa va cercata anche nel mercato obbligazionario. Poche settimane fa si è assistito al paradosso che i bond emessi da un paese con rating AAA, gli Stati Uniti, appunto, abbiano rendimenti superiori rispetto a quelli della Grecia, il cui rating è junk, vale a dire spazzatura. I più elementari rapporti di rischio-rendimento sono dunque saltati per effetto della speculazione e della spinta ad acquistare anche titoli meno sicuri, scommettendo sulle prospettive di ripresa dell'economia. Macerata, Luca Trani resta in carcere, ai magistrati dice: non sono pentito, il mio obiettivo erano neri che spacciano droga. Dopo l'udienza di convalida, il GIP Domenica Potetti ha disposto alla custodia cautelare per stragi aggravate da odio razziale. Ha ancora alta tensione in città. Fumogeni contro il bar che avrebbe dovuto ospitare una manifestazione di Casa Pound. Alessandria, anziana trovata in casa con i polsi legati, muore di freddo durante i soccorsi. A trovarla e a dare l'allarme è stato il figlio dopo essere giunto nell'appartamento della madre. Una frazione di arcuata scrivia. Forse la 71enne è stata immobilizzata durante una rapina. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.